Oh, ciao a tutti, buon anno dallo studio delle Pericotogne, ormai lo studio me lo conoscete. Lo studio, c'ho proprio un usufrutto io qui. Chi? Io. Beh, vabbè, questa è una chiacchiera, però va bene. Auguri, siamo stati impossenti il nostro periodo, quindi volevamo fare un video per riconciliarci un pochino con il nostro pubblico. Chiedi scusa, tu. Luca, chiedi scusa per cortesia. Spieghiamo che Riccardo si è andato a disintossicare. Ecco, certo. Mauro invece sta dentro il tunnel. No, io non sto dentro al tunnel, me lo sono arredato, ci sto anche bene, ci ho fatto l'allaccio. Ci stai, guarda, ma perché poi pare fatto per te. Fidati perché ci stai veramente. Seriamente. Allora, due cose mi prendono di. Chi? Una non mi ricordo più. E una era? Un appello ai ragazzini. Sì. Un appello ai ragazzini. Ecco. I botti ne facciamo tanti, no? Ecco, però le dita su queste. Mi raccomando. Geffate ricorda niente, che sia un capodanno sereno e vi auguriamo un anno meglio di quello che è passato. Ad maiora, sempre ad maiora. Che vuol dire ad maiora? Che lingua è? Che non la sai. Passi no, parli, vuoi fa quello che non sei. E quindi niente, tanti auguri, torneremo prima perché ci siamo presi in buona pausa. Messa slong questa, messa slong tutta. Ma perché non vai un attimo a giocare in mezzo alla strada? Torneremo, no? Con qualche doppiaggio a breve, adesso possiamo promettervi quando, perché stanno un attimino in pausa, perché anche le Pericotogne dopo un anno pesante, perché è stato un anno pesante, hanno bisogno di ricaricare un po' le batterie, soprattutto Mauro c'ha un sacco bisogno, perché ovviamente più piccolo il cervello più si riempie. Non è piccolo il cervello, è una capoccia che è grossa, mesdelaccia, esatto, è vero. Risonanza. Più o meno è la stessa cosa, ma ti no, vabbè, c'ha bisogno. Auguri. Buon anno! Tanti auguri! Ciao! Tocca a di! Ciao! Auguri le moditte, mi pare, no? Tocca a di che abbiamo mandato un adepto, un nostro adepto, a fare delle interviste agli Spoletini. Vediamo il video! Proprio sull'ultimo dell'anno, quindi vediamocelo, ho capito, però me ne posso scordare sulle due di notte. Ciao! Buongiorno dal mercato de Spoleto. Che mangeranno i Spoletini a Ucenone de San Silvestro? Io voglio la chiedelo i loro! Ferme del trocca pesalle quelle, signora? Senta, scusi, senta, ma lei cosa ha comprato per il cenone di San Silvestro per questa sera? Corbo che la spacchi! Sono arrivata adesso, non mi vidi? Che mi prende per il culo? Lei e suo marito che farete per stasera? E niente, io e Furio diamo lì de mamma. Abbiamo fatto sempre cucire 40 anni a sta parte. Anche perché isso ce lo sa, finché campa isso con mano io. Ma che cenone, stasera andiamo a fare i bagordi. Ma che è frocio questo, per carità, eh? Che magno, che magno, cazzo, quello che vendo magno, che devo mangiare, cenone. Ma lei con questa sciarpa così sbarazzina, cosa farà questa sera? Allora guarda, no, sono venuto apposta da Milano perché a me piace la location, no? Poi basta una bottiglia importante, è la compagnia giusta, la location adeguata e il capodanno è fatto, dai, quattro amici. Ma io con tutti sti botti, controbotti, lì casa Ugane me se danno, l'anno scorso mi scappo via ancora. Vabbè, ma vattene, dai, vabbè, fammi venire, te l'ha già detto quello che mangio, no? Tu, lasciami in pace. La televisione! Sì, ma non mi intervista che risulti malavia, non per carità, Ecco, allora lei che è un commerciante, no? Cosa ha venduto agli Spoletini per questo cenone? Ma anche niente. E io venno sfarrato roba per i piccioni. Ma insomma, alla fine ce lo vuole dire cosa mangia questa sera? Ho capito, fiume mo biastimo però, perché tu mi fai salire a pressione, vieni qua una volta va bene, a seconda va bene, a terza via portella, Cosa devi comprare? Voglio comprare pesce, ma te pare fresca a te sta roba qui? No, dimmi tu. Certo che è fresco. A me mi pare che è morto de stenti in mattinata. Che cimogliaccio è marmito, non è fresco. Allora, signor Alfiero, ci saluta Riccardo e Mauro delle Pericotogne? E pere? No, scorda, le case e pere non me mangiano. E ne mangiano, piacciono, ne saccio io, non dice ne digeriscono. E gli fanno schifo.
Ma i ragazzi di internet, no? Non li conosce. Sono Spoledini, Riccardo e Mauro, le pericotogne, adesso, no? Fanno i doppiaggi. Avete dei piaceri? Spoledini. Solo internet, andrei internet. Un saluto caloroso a tutti gli amici delle pericotogne, buon anno. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, no, benvenuti. Sì, benvenuti, ma che benvenuti. Vai. Ciao a tutti, dalle pericotogne, dallo studio delle pericotogne. No? Da Mauro. Riccardo delle pericolosi. Questo, ecco, siamo nel primo mattino, notte, sto a fare dei rutti con Dini, non so perché. Benvenuti, ciao! Ciao. Ciao a tutti, benvenuti dalle pericotosi. Benvenuti, non devi salutarmi. È morto qualcuno, no? No, aspetta, non scoppare, questa la mettiamo, ha parlato come Dashi Dat. Sì, no. Ma è lui che non sa, sta lì. Cammina, tondo. Due, uno, vai. Ciao, ciao, ciao. Sbagliata. Ciao, ciao. Io sono le due.